la morte? Ah, guarda, comincio pure a morire, per me va benissimo. Anzi, mettiti il cappa al collo e tira, perché casina sarà mia. Tu? È un ignobile sterco di campagna. Bene, feroce villico. No, guarda, che vada bene, che sarà come dico io, vada. Io ti faccio fuori. No, non fanno. Se io sopravvivo, una volta che siamo in campagna, io te ne faccio tante, ma tante, ma tante, che tu sai tutto con. Ecco. Poi sensi. Quando lui ti chiederà l'amplesso con cui placare il suo primo desiderio, quello che verrà dopo sarà un piacere fiacco. Venere graditissima dopo una lunga, lunga attesa, con il freddo piace il sole, con il sole l'ombra, l'acqua e i caracchi a sete, non esistono più le mezze stagioni. A seconda, ogni posizione amorosa, in piedi, di lato, da tergo, in piedi, di lato, da tergo, in piedi, di lato, da tergo, basta, grazie. E ti voglio tanto bene. Io non lo voglio il tuo bene. E non puoi proibirmelo. Ti farai morire. Quando? Dopo di te. Guardami, mogliottina mia. Tu che sei la mia gioia. Guarda. Da dove arriva questo profumo? Accidenti al profumiere che mi ha rifilato questa roba. Buono a nulla. Decrepita zanzara in canotuita alla tua età, razza di rimbambito, ma te ne vai in giro tutto profumato! Per il mondo, offrendomi senza pudore e senza vergogna al migliore offerente, ecco, uomo in vendita, senza nessuna dignità, senza nessuna qualità. Povero uomo che su un uomo di mestiere perduto, è vero, un uomo in vendita, sarò costretto a vendermi per un motto di spirito a chiunque, senza distinzione, è vero, c'è qualcuno che vuole acquistarmi? No, è inutile che alzi la mano perché mi stai antipatico. No, c'è qualcuno che mi vuole acquistare? Signore, approfittate, occasione della giornata, signore. Potete acquistare un uomo in vendita veramente e fate anche un buon affare, signore. Io mi potete anche dichiarare all'erario, è vero, come bene detraibile dalle tasse. Ma certo che lo sanno. E sanno anche che tu mi hai costretto a questo sorteggio, invece di lasciare tranquillamente che Casina me la desse. Non dire che la desse un impione per darla a me. Mi confondi, accidenti, volevo dire a me, invece ho detto a lui, anche perché la voglio io. Insomma, mi sono confuso, va bene. Mi confondi troppe volte. Accidenti, non ho preso la medicina. Ancora una volta, ti prego di dare in sposa Casina al nostro fattore. Non ci penso neanche. Ah sì? E allora si passi all'estrazione. Signori, non c'è inganno. Non c'è trucco. Tessera perde, tessera vince. Avanti Olimpione, scegli una tessera. Su. E dimmi cosa c'è scritto. Subito. Lascia perdere. Ma cos'è questo passaggio? Belle tettine! Aia! Ma cosa c'è ancora? Gli ha dato una gomitata nello stomaco! Ma che gomito! Quello è un ariete! Giubbotto così, sento ancora questo ingombro, che giubbotto, che questo. E allora lei cerco di vincolarti, hai capito? Allora, e ancora mi vincola lei sempre con questo ingombro, che fai giubbotto fino a me, riesco a sciogliere, pisa, mi scappo, taglio la corda ed eccomi qua, sano e salvo. Solo un po' di bruciore.